Finalmente il centro vaccinazione della ASL avrà un luogo più dignitoso. I locali dell'ospedale San Salvatore infatti raddoppieranno, garantendo una maggiore comodità degli spazi per l'utenza e il personale medico. Ad annunciarlo sono stati il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il vice sindaco con delega alla sanità Guido Liris, che hanno incontrato il manager dell'ASL Rinaldo Tordera, che comunque qualche giorno fa aveva anticipato che dopo Ferragosto ci sarebbero state delle novità. L'attivazione dei nuovi spazi avverrà in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Il sindaco e l'Iris hanno ringraziato il direttore Tordera, che si è mostrato sensibile rispetto a una problematica che era stata segnalata nei mesi scorsi e per il quale si è subito attivato per individuare una soluzione che assicurerà così delle aree di attesa più confortevoli e ambienti decisamente più funzionali per i medici. Nei prossimi giorni ci sarà anche un sopralluogo per visionare come stanno procedendo i lavori e avanzare delle proposte per migliorare ulteriormente la fruibilità di quell'area del nosocomio. Biondi e l'Iris si sono fatti portavoce di una situazione di disagio che riguardava e riguarda moltissimi cittadini, attivandosi subito presso la ASL perché venisse posto rimedio a una situazione che non era più accettabile. Abbiamo seguito da vicino, hanno detto, le fasi che hanno portato a questa decisione, condivisa con il Dipartimento di Prevenzione. L'ampliamento delle superfici del centro vaccini è una buona notizia, grazie alla quale vi sarà un miglioramento di un servizio essenziale per tutta la comunità.